di fare questo lavoro. Cioè, ci vuole un coraggio, un fegato nel fare la iena, che non è il fegato che c'ho e che ci vuole da stand-up comedian a salire sul palco, perché è proprio un altro lavoro, è proprio un'altra impostazione, devi fare altre cose. E quindi ovviamente per me quest'anno è stato un anno di rodaggio, in cui ho sperimentato delle cose, ho provato delle cose, perché comunque voglio rimanere nel mondo della comicità e non andare a fare la iena classica. Vabbè, però c'è Enrico Lucci che fa comicità e fa pure la iena, gli esce pure abbastanza Sì, bene. però Enrico però è un giornalista, cioè io vorrei che dal mio servizio si capisse chiaramente che io sono un comico e faccio spettacoli live ai quali le persone devono venire. Mi hai fatto l'assist su un'altra domanda, sempre su riguardante le iene. Tu, è una cosa che in molti non hanno capito riguardo a un tuo servizio che ha fatto molto scalpore, che è quello proprio sull'omofobia in Italia. Nessuno, in molti non hanno capito che quella era una candid camera, era una cosa simpatica proprio per raccontare un pochino anche la situazione che si vive in Italia. C'è stata una grande polemica, è stato ripreso questo servizio anche sulla Repubblica, adesso Ma il giornale. ovunque poi, non solo la Repubblica, ne ha Sì, io parlato perché praticamente comunque ho chiunque. fatto la stampa, Cruciani su Radio Hai preso anche 24, bordate di insulti sui social, insomma. Quelli glielo lasciamo perché tanto li prendono No, tutti. ma poi la cosa interessante di quel servizio è che quello è il servizio con il quale io sono entrato a fare le iene. Cioè, ma l'idea era quella di giocare sui diritti che hanno i gay in Italia. Cioè, non è proprio vero che i gay non hanno tutti questi diritti, certo che ce li hanno. C'hanno il diritto di andare a spalmare la crema a qualcuno nel parco, c'hanno il diritto di fare il pieno di benzina, c'hanno il diritto. Quindi noi abbiamo girato diverse candid. Devo essere onesto, per come è stato un po' montato il servizio, per come è stato un po' concepito, oggettivamente per chi non mi conosce e per chi non conosce la mia storia è facilmente fraintendibile come servizio. Quindi comunque io per la prima volta mi sono trovato catapultato nel panorama nazionale dell'informazione e quindi poi ho fatto il video di chiarimento che mi sembrava comunque doveroso, ma più che altro per spiegare chi sono io, cioè per Sì, fugare anche perché dubbi sull'omofobia, insomma, la mia storia artistica parla abbastanza chiaro rispetto a questo argomento. no, penso che comunque l'omofobia nel video, cioè io non l'ho vista personalmente, cioè io ti parlo da omosessuale, quindi ovviamente l'ho visto da un'ottica diversa magari rispetto a Davide o a Umberto, ma io l'omofobia non l'ho vista perché è comunque, cioè si capiva che l'idea era far divertire. Magari come hai detto tu, il fatto che è stato montato e magari non si è capito proprio e ovviamente poi No, non si è toccando. capito, ma questo è il problema, Ma sì, ma capisci? poi Che toccando purtroppo. un tasto così, che ovviamente qua appena parli di qualcosa di delicato, subito scatta, oddio è omofobo, oddio il video è così, oddio è quello. E quindi toccando questo tasto, cioè come bisogna difendere. Cioè io non mi sono sentito offeso, cioè ho detto semplicemente è un video, un Non servizio mi piace. brutto. È Che non mi esattamente, piace, un cioè servizio che non mi piace, esattamente, non avrei mai sì. commentato, a parte non sono un tipo che commenta sotto i video, sinceramente, che c'è altro da fare nella vita, però non avrei mai fatto un polverone del genere perché io, è Tu come mi vuoi se... dire che sei uno dei pochi che c'ha una vita? Esatto, non mi sarei Tu mai stai dicendo sentito questo? là di commentare perché è come se effettivamente mi sentissi offeso di che cosa? Cioè, non ho Ma capito tu non perché. sai anche. Ma tu non sai i messaggi privati che mi sono arrivati dopo quel servizio? Ma Da io ho Novi visto Soccorona veramente, io c'è poi l'avevo visto niente. il servizio, cioè l'avevo visto quando l'hanno mandato, e i commenti sotto li ho letti, ma sono stati proprio veramente che la gente ci si è impuntata come se effettivamente un politico avesse fatto un servizio del genere. Mi sembra tipo come un affare di Stato, quando in realtà era il Sì, servizio delle iene. come se fosse un DDL fatto da un politico, esattamente, Esatto, un come se un politico provvedimento, vai. avesse fatto una cosa del genere per screditare Sì, gli omosessuali e quindi tutti fatto le rivoluzioni giustamente. di Facebook, insomma. Sì, beh, ovviamente dicevo, i commenti sui social rimangono commenti sui Sì, social, poi insomma non si vede, si vedono, si leggono cose su social network che fanno veramente dare ragione a Umberto Eco quando diceva che
sui social network hanno preso parola anche i peggi imbecilli, insomma. Ho scritto proprio questa cosa qui quando è morto Umberto Eco, che si è ovviamente levata tutto il coro di post, addio, ci lascia un grande scrittore, eccetera, eccetera. E ho scritto proprio, sta dando ragione a Umberto Eco, cioè con tutti questi post su Umberto Eco. Ricordo, esatto, ricordo. È vero, non... Per me, esatto, alcune volte dovremmo proprio, il computer dovrebbe autodistruggersi. Quando uno sta per scrivere un commento, fa questa è una cazzata. Ti guarda, stai scrivendo una cazzata, esatto, fermati. Esplode. Pietro, no, ma... però ci tengo a precisare una cosa: il servizio era attaccabilissimo e non era un bel servizio. Cioè, su questo voglio essere molto chiaro. Quindi, io su alcuni commenti tecnici, la mia difficoltà è che gli avrei dovuto avere ragione. Sì, se avessero fatto critiche costruttive, sì, t'avrei dato, però non c'è stato niente di costruttivo in tutte le critiche che hanno fatto. No, però io sono una persona molto onesta quando si tratta del mio lavoro, quindi mi sembra doveroso precisare che comunque non era un servizio che mi soddisfava appieno, mettiamola così. E quindi la domanda è questa: ad oggi, dopo quanto è passato, 2 mesi, 3 mesi da questo servizio, lo rifaresti quel servizio? Così no, assolutamente no. L'avresti impostato in un altro modo, diciamo? Sì, l'avrei impostato come l'avevo impostato io in realtà, perché okay. Io il servizio l'avevo impostato. Poi si va nelle mani di una struttura televisiva e tu non puoi pensare di fare l'anarchico, a meno che non sei a Satiria, sei stand-up comedy. Okay. Vabbè, ha fatto tanto successo comunque. Se parliamo da quel punto di vista, tutti hanno parlato del servizio delle Iene, quindi se andiamo a vedere questo c'è stato infatti tutto il giochino poi comunque si trasforma in popolarità e visibilità, perché tanto la gente ha la memoria corta, tutti abbiamo la memoria corta, e qualche giorno fa pensavo a, come si chiama, la Ice Bucket Challenge, sì. Quello che si tirano i secchi di ghiaccio addosso. Avete faticato anche voi a metterlo a fuoco, è stato un fenomeno mondiale di appena 2 anni fa. È vero, sì. È vero. Voi pensate che la gente si ricorderà del servizio di Vero Sparacino dei Froci? No. Detto Froci. No. Vabbè, forse se ne ricorderà perché sta sturzito delle Iene, quindi chi se lo va a vedere adesso. Va bene. Una domanda te la voglio fare: ci sarà il prossimo anno alle Iene? Dovrei esserci. E quindi avrai modo di rifare un altro servizio sull'omofobia in Italia? No, voglio farlo sul femminicidio a questo punto. Voglio andare a fare un argomento facile, insomma. No, ovviamente la provocazione. Allora, voglio toccare il femminicidio, poi che c'è? L'immigrazione, i matrimoni omosessuali. Sto cercando di trovare il mio essere stand-up comedian, comico all'interno delle Iene, quindi questa è una sfida più grande. Vuoi presentare le Iene, insomma? L'obiettivo è quello, okay. Non mi faranno mai presentare ovviamente le Iene, devo fare altri servizi, Vabbè, è chiaro. E allora io a questo punto, caro Daniel, facciamo la solita domanda a gioco che facciamo ai nostri ospiti, così lasciamo un po' il libro Pietro, visto che è ritornato adesso dalla Calabria, ha fatto una settimana di vacanza e inizia adesso... con noi la settimana, quello. Bella settimana. E quindi ti facciamo subito la domanda a gioco, caro Pietro, mi raccomando, non posa il cellulare, non anda su internet Ti dico subito che riguarda le Iene, quindi dovresti saper rispondere. Vai, Daniel. Allora, nel 1997 nasce il programma televisivo Le Iene Show. Sapresti dirci chi erano i presentatori della prima edizione? I presentatori della prima edizione, che se non ricordo male, era col tavolo, forse. Sì. C'era il tavolo e c'era la Simona Ventura, la grandissima Simona. C'era il grande capo animazione Peppe Quintale, e ci facciamo il discorso sugli animatori. E c'era il mio compagno di camerino a Colorado, Dario Castelli. Risposta esatta. Vabbè.
Dai, se non la sapeva qua, chiudevamo subito la telefonata, mandavamo subito a quel paese, diciamo, questo può fare Iena, raga, funziona così, se non sa le risposte. Poi la grande Simone Aventura, che adesso sta presentando un altro programma, che è Il Contadino Cerca Moglie, io dico, Cristo de Dio, perché? Ma io amo Simona, oh, Simona è una grande. Vabbè, ognuno fa quel che può nella vita, comunque, che devi fare? Grande Simona, un saluto a Simona Ventura. Ridate l'isola a Simona. Ridate l'isola a Simona, facciamo un appello, una petizione. Va bene, Pietro, io ti ringrazio. Ho riportato sull'isola Simona e lasciateci. Sì, capito. Penso due le alternative, insomma. Pietro, io ti ringrazio perché sei stato troppo forte, simpaticissimo, come noi ovviamente auspicavamo. Hai vinto. Ah, hai vinto, quindi se ti capita, visto di stare a Roma a farti una passeggiata verso Trastevere, vai al caffè letterario Mameli 27, vai lì, tanto ti riconosceranno, non ci avrai bisogno molto probabilmente di questo premio, ma hai vinto, quindi uno sconto del 10% sulla prima consumazione del caffè letterario a via Goffredo Mameli 27. Caffè letterario Mameli 27. Caffè letterario 27. Bravo, Mameli, segnalo. Poi se gli dici che comunque ti mandiamo noi, te lo lanciano. Esatto, te lo lanciano proprio. Sta attento, devi schivarlo perché sennò ti fanno male. Mi piace da morire questa cosa. Ci vado con qualcuno che mi sta sul cazzo. Okay. Senti, vai alla cassa e di che te mandano loro. Esatto, perfetto. Grazie mille Pietro, grazie mille. Buona serata. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Crepi, grazie altrettanto. Vabbè, caro Daniel. Crepi altrettanto, non l'avevo mai sentita. Vabbè, bocca al lupo, dai, crepi altrettanto. Caro Daniel, io Pietro mi fa morire. Tutti i servizi che ho visto con lui a me mi hanno sempre fatto molto ridere. A questo punto, visto che si sono fatte le 7:26 di sabato 9 luglio, a questo punto mandiamo il nostro stacco musicale, che è, caro Daniel, come tu sai, un gruppo di donne che proprio in questi giorni, o oggi o ieri, non ricordo, ha compiuto 20 anni dall'uscita del loro primo disco. Chi sono? If You Wanna Be My Lover. Esatto, sono le Spice Girls con Wanna Be, e hanno fatto anche un giro adesso, un video nuovo molto bello, dove ci sono varie donne di varie etnie, in tutto il mondo praticamente, che è contro, è per il femminismo e contro il femminicidio. Hanno scelto proprio questa canzone. E allora, dopo Pietro Sparacino, subito con le Spice Girl, altro, diciamo, materiale per molti giovani che no, sono diventati ciechi con queste. Vabbè, io no. Come, no, tu no. Ma manco io, guarda, giusto. Io volevo essere Emma. Mi spiace. Ogni mese cambiavo. Vabbè, lasciamo perdere. A questo punto, Spice Girl, Wanna Be.